Allora, prima trasferta del campionato, adesso, che pari vedremo lontano a San Nicola? Prima trasferta difficile di questo campionato, come credo lo saranno tutte, però sappiamo che affrontiamo una squadra che parte con i favori del pronostico a livello di campionato, che ha delle grandi qualità, che ha fatto degli ottimi investimenti e che sicuramente avrà voglia di essere protagonista assoluto di questo campionato. Per noi questo deve essere tutto da stimolo per provare a continuare a fare quello che stiamo facendo, cioè costruirci, cioè migliorare, cioè assemblarci, cioè diventare il prima possibile squadra per poter competere con tutte le squadre che andremo ad affrontare. In Bari è passato un po' allergico alle trasferte, insomma l'ultima vittoria a Benevento, non vinciamo da allora, che Bari si vedrà durante la stagione, non solo a Benevento. Ma stiamo, come abbiamo detto poco fa, avendo cambiato tanto, stiamo provando a trovare un'identità. Non è facile perché c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di lavoro, ma ne abbiamo tanto, tanto lavoro da voler fare per poter arrivare a vedere un Bari che abbia una sua identità, sappia soffrire quando gli avversari dimostrano di essere più bravi di noi, sappia attaccare quando, nei momenti in cui sapremo essere migliori degli avversari, sappia fare le cose che ci sono da fare nel campo indipendentemente dal campo. Ovviamente sappiamo che il nostro stadio ci ha dato e mi auguro che ci darà per tante partite il supporto che ci ha dato in queste tre gare, però credo che questo supporto non mancherà neanche fuori. La differenza è che lo avranno un po' di più gli avversari, ma in campo mi piacerebbe riuscire a vedere, a partire da domani, una squadra che continui a sapere cosa fare, continui ad avere il coraggio di provare a fare quello in cui crede e continui a migliorare la personalità per poter proporre tutto quello che abbiamo voglia di proporre. Vedi Fabio, una rivoluzione pienamente condivisa, non manca proprio niente a questo Bari adesso. Finalmente, come si dice in questi casi, no? È finito questo calvario, tra virgolette. E io sono contento, come lo ero prima quando abbiamo iniziato le partite. Abbiamo cambiato tanto, avevamo intenzione di mettere qualcosa di nuovo per provare a fare meglio rispetto a come si è fatto in passato, con tutto il rispetto per chi è passato nel passato. È finita questa fase in cui ci sono questi tourbillon di Anda e Rianda, sono andati via tanti giocatori che ho salutato con molto piacere, perché anche chi è andato via dal primo all'ultimo giorno ha messo nel campo tanta disponibilità e quindi gli ho fatto un sincero in bocca al lupo. Sono arrivati tanti giocatori ovviamente a sostituire chi è andato via e siamo una rosa giusta che ha le qualità per poter fare bene in questa stagione e che però si deve riuscire ad assemblare il prima possibile, a capire bene quelli che sono i nostri obiettivi e a riuscire a proporli il prima possibile.